ragazzi, qua Zetavo Jackson, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati qua con FIFA 19, vabbè, tornati qua, faccio solo questo. E vi ricordo ragazzi, come sempre, che qua sotto in descrizione troverete il link per scaricare gratuitamente OneFootball. Gratis, vi ricordo, sia per Android che per iOS. Allora ragazzi, siamo qua con Mr. One. Perché? Allora, abbiamo fatto praticamente questo giocatore che è scarsissimo. Guardate ragazzi, è del 1970, quindi è praticamente nel suo ultimo anno di carriera, quasi. Ragazzi, è scarsissimo perché guardate, ha tutto uno. Perché ho fatto questo, ragazzi? Allora, prima di tutto ve lo voglio far vedere anche in faccia. Questo è il volto di un giocatore con uno di overall. Mamma mia, sono veramente curioso di vedere quanto costerà questo giocatore. Ah, minchia, mi sono dimenticato la cosa più importante. Devo fare la sfida con il giocatore che costa 100 milioni. E c'è un solo giocatore, perché infatti l'ho messo nell'Angers, che è in Ligue 1. Perché in Ligue 1 c'è un giocatore che, modificandolo un attimo ragazzi, arriva a 100 milioni e passa di valore. Ovviamente avrete capito tutti, sto parlando di Kylian Mbappé. Quindi ragazzi, andiamo a mettergli tipo tutto 99. Mamma mia, quanto cavolo costerà? Costerà più di 100 milioni un giocatore così. Già è forte di suo. E quanto costa adesso? Costerà sui 70 milioni su FIFA, come cosa base, senza appunto andare a fare trattative. Mamma mia, Mbappé 99. Ma quanti anni ha Mbappé? C'ha la mia età, quindi più o meno 20 anni. Ok, sono veramente curioso di andare a vedere quanto costerà Kylian Mbappé 99. Sì, e vediamo un attimino ragazzi quanto è uscito Mr. One. Mr. One è uscito con uno di overall, quindi uno di overall contro 99 di overall, grandi. Allora, andiamo a fare la nuova carriera. Nuova carriera allenatore, ok. Andiamo in Francia e andiamo nel Angers, che è la squadra dove milita praticamente il grandissimo Mr. One. Allora, mettiamo rose, come devo fare? Attuali? Proviamo così. Comunque ragazzi, io come sempre vi ricordo che se vorreste delle magliette così, con il logo in rilievo, ragazzi, poi potete metterci anche il nome. Io non ho fatto mettere il nome di nessuno. Potete metterci il vero patch, cosa della Champions, della Ligue 1, di qualsiasi altra squadra, ragazzi. Link in descrizione col mio codice sconto. Allora, andiamo a cercare subito Mr. One. Eccolo qua, Mr. One. 48 anni! 48 anni ha questo! Mamma mia, non pensavo neanche si potesse arrivare a così tanto. 48 anni! Ma stai scherzando, quanto vale? Mio Dio, quanto varrà questo giocatore? Fatemi un attimo vedere. Eccolo qua, Mr. One. Ritiro al termine della stagione, valore 0. 0, costa 0 euro. E si ritira. Del Tahiti. Ruolo squadra promessa. È una promessa, non si sa mai ragazzi, nel caso dovesse sbocciare prima o poi. Andiamo invece a vedere Kylian Mbappé, cerchiamolo un attimino. Mettiamo Mbappé, non esce ancora. Dove stai Kylian? Eccolo qua, 19 anni, 99, valore 235 milioni. Cioè ragazzi, ma fate per davvero? Ma fate per davvero? Ma sapete qual è la cosa che voglio fare io? Simulare, andare a cercare il Paris Saint Germain. Ok, siamo pronti, siamo arrivati alla fatidica partita. Abbiamo tra l'altro qualche giocatore giù. Giusto qualche giocatore giù, giusto anche qualche infortunio. Oh mio Dio, non l'avevo visto. Bamba, cioè, buona. Bamba titolare, raga, fanculo Andreu, fanculo proprio. E in porta chi è che possiamo mettere? Bucher, ok. Comunque ragazzi, freghiamocene di tutto. Perché ragazzi, quest'oggi l'Angers andrà a sfidare il Paris Saint-Germain. Siamo anche ospiti, siamo tutti carichi per questa partita. Vabbè, devo per forza fare così, ok. Ah, devo giocare io? Devo giocare io, va bene, nessun problema. Nessun problema. Mr. One contro Kylian Mbappé, il giocatore da più di 200 milioni. Quindi costo zero contro 200 milioni di euro, a 48 anni con uno di overall. C'è questa grandissima sfida.
arriviamo a 4000 mi piace e faccio la partita epica, squadra con 1 di overall contro squadra con 100 di overall, quindi 11 giocatori con 1 di overall contro 11 giocatori, sono un mezzo brasiliano oggi, con 100 di overall. Per fortuna l'hanno messo titolare, lì numero 7, quel Killian, però ragazzi freghiamocene perché noi abbiamo un certo Mr. One lì davanti, è questo qua? Fatemi vedere un attimino, no, dov'è Mr. One? Eccolo, è questo qua pelatino, con cui sto correndo io. Difficoltà leggenda tra l'altro, quindi cioè non è che abbia messo una difficoltà scarsa tanto per fare il gol con Mr. One. È una sfida normalmente, bamba. Ok, ok, secondo me il cross in mezzo è l'unica soluzione per far segnare Mr. One. Bellissimo! No, GG, cavolo, aiutaci in questa impresa. Comunque ragazzi, vi ricordo che qua sopra nelle schede, intanto vediamo di non prendere gol, trovate la mia canzone, ascoltatela. Ok, abbiamo preso subito gol. Ascoltatela e ascoltatela anche su Spotify. Abbiamo preso gol da... chi è? Choupo-Moting. Ok, 12esimo minuto, nessun problema. Mr. One è carico, lo possiamo vedere infatti quanto sia carico. Oh, il dribbling su Neymar e fa capire a tutti chi comanda. Bello Mr. One, Mr. One, voglio provare a fare un tiro. Oh, ancora il dribbling, ancora lui, mamma mia, scatenato. Poi muore perché... però pallone ancora nostro, Mr. One, mamma mia. Occhio, no, gol di Cavani, 2-0. Vabbè, l'importante ragazzi è che non ci segni Mbappé, perché la sfida è Mr. One contro Mbappé. Ok, eccolo qua Mister contro Mbappé. Li voglio far sfidare, Mr. One punta Mbappé. La finta, ancora Mr. One. Addirittura arriva pure Neymar. Neymar può stare lì a guardare, non sei niente oggi. La sfida non è neanche con te, vai via. No Neymar, dai, stavo scherzando. Occhio Mbappé, vabbè è troppo forte raga. Cross in mezzo, Cavani. Bucher, che paratina. Possiamo partire con questo contropiede, Mangani. Si fa vedere, Tait, bello così, bello ragazzi. Oh mio Dio, in qualche modo stiamo riuscendo ad andare in aria. Mr. One, l'assist, il tiro, no, almeno un più uno. Andiamo in pressing sul portiere, però ecco, mi sono ricordato che ha uno di resistenza, oltre ad avere uno di overall ovviamente. Quindi fa tipo due scatti e muore. Lanciato, Mr. One. Mr. One di fisico, dai che hai 48 anni, che sei pronto. Sei un padre, cazzo, sei un padre. Anche un nonno, mi sa, 48 anni si può essere. Sì, si può essere benissimo nonno. Entra in aria, attenzione. Non ci credo. Bello, Dio mio. Ok, 3-0. Ma chi è che ha fatto gol? Neymar. Quindi la sfida è ancora questo, eh. Ragazzi, nel caso nessuno dei due riuscisse a segnare, perché Mr. One, boh, non ha voglia di impegnarsi oggi, quindi ci può stare che non riesca a segnare. Di solito lui è un bomber, ovviamente. Comunque, vi stavo dicendo, nel caso finisse 0-0 questa partita, in senso la partita tra Mr. One e Mbappé, si andrà a vedere gli assist. Nel caso di pareggio anche di assist, si andrà a vedere il voto. Occhio, Mbappé sulla fascia imprendibile, il traversone, spazziamo quel pallone. No, ma perché coi piedi? Mr. One, di fisico, attenzione, perché c'è Langers. Dov'è Mr. One? Vai in mezzo, ti prego che te la metto bene. Vai in mezzo, il traversone. Chi è questo? Non è Mr. One, madonna mia. La partita è quasi finita, andiamo in pressing totale con Mister. Attenzione, perché potrebbe esserci un cross in mezzo. Dove sei Mister? Per favore, vai in mezzo. Vai in mezzo, vabbè non è andato in mezzo perché non c'ha neanche le forze di correre. Attenzione Mr. One, prova un dribbling, ubriacante, dov'è? Non c'è nessuno. Occhio ancora, però la prendiamo ancora noi. Mr. One, mamma mia che azione, Mr. One ha fatto un assist. Occhio, occhio, possiamo fare il gol della bandiera. Mr. One, ma che tiro è, porca miseria. Vabbè ragazzi, la partita finisce qui, deciderà tutto la statistica. Allora raga, vediamo un po' quanto ha preso il nostro Mr. One. 6.9, ha fatto assist? No, perché nessuno di noi ha fatto gol. Ok, del Paris Saint Germain Mbappé non ha fatto assist. Quanto ha preso di valutazione? 8.1. Mbappé ci ha battuto questa volta, perché ha preso 8.1. Però ragazzi, io sono curioso, tipo, simulando un pochino qua, ad esempio tipo simuliamo, che ne so, queste partite fino a qua,
Vediamo quale di questi giocatori, fra cioè appunto sempre ancora i due, Mr. One che costa 0 euro e Mbappé che costa 200 milioni e passa, chi di loro due farà più gol simulando? Quindi mettiamoci comodi. Ok ragazzi, possiamo subito notare che siamo penultimi in classifica con 8 gol fatti. Chissà perché, no? Il nostro attaccante è una bomba, è fortissimo, è il miglior attaccante al mondo. E il Paris Saint-Germain, addirittura qua, Mbappé, uomo copertina. Ok, allora, sono curioso di vedere prima di tutto quanti gol abbiamo fatto noi, il nostro Mr. One, nel caso avesse mai fatto un gol. Non lo hanno mai fatto giocare! Steinfami non l'hanno mai fatto giocare! No! No, stronzi! Simulando lo toglievano sempre. Il Paris Saint-Germain ovviamente sarà primo. Ciao, 27 punti. Sono curioso di vedere Kylian Mbappé quanti gol avrà fatto. 7 gol, non è neanche il capocannoniere. Strano. Ok, non lo fate giocare voi. Lo faccio giocare io, no problem. Adesso ragazzi ne andiamo a simulare un paio per vedere che magari simulando, sai com'è, no? Magari simulando. Ok ragazzi, siamo pure fuori casa, secondo me qua perdiamo tipo 5-0. E invece no, 2-1. No, speravo nel gol del nostro Mr. One, invece segna un giocatore dalla panchina. Entrato probabilmente, esatto, al posto di Mr. One. Proviamo magari in casa. Simuliamo anche questa qua in casa, vediamo. Contro il Lione. Vediamo, perdiamo 2-0. Ai ai ai. Ragazzi. Beh ragazzi, questa sfida finisce qua. E anche questo video. Vi ricordo come sempre, stasera alle 19 la carriera allenatore, da Z voi tutto. Ciao ragazzi!